caro saluto a tutti, ascoltatori di Radio Maria. Io sono Padre Serafino della comunità di Don Barsotti, comunità dei figli di Dio. Vi parlo in questa nuova puntata della spiritualità, della rubrica di spiritualità, lo spirito e la sposa dicono vieni. Vi parlo dalle colline di Firenze, da Casa San Sergio, dove ha vissuto Don Divo Barsotti, della cui comunità io faccio parte. È una comunità monastica che si orienta a vivere l'unione con Dio, e voi capite che i monaci sono chiamati alla preghiera. Se i monaci non pregano, non sono monaci. E allora ho ricevuto il compito di tenere queste conversazioni di spiritualità, e desidero parlare con voi, intrattenermi in questi incontri proprio sulla preghiera, importantissimo tema centrale della vita spirituale, la preghiera. Ho parlato la settimana scorsa, il mese scorso, della preghiera di lode nella gioia. Il tema che oggi voglio affrontare con voi è la preghiera del cuore. Si sente parlare della preghiera del cuore, sentiamo dire a volte pregate con il cuore, anche la Madonna, Međugorje, pregate con il cuore, anche il Signore dice non pregate con le labbra. Ma che cos'è? Cosa significa? Cos'è questo cuore? Cos'è la preghiera del cuore? Allora, ecco, ho pensato di chiedere al Signore un aiuto, un'ispirazione, che possiamo parlare davvero e imparare qualcosa per pregare con il cuore. Parlerò quindi di che cos'è la preghiera del cuore, e poi anche vi darò un piccolo metodo, vi insegnerò un piccolo metodo di come pregare con il cuore. Bene, allora partiamo nella nostra conversazione sulla preghiera del cuore. Prima cosa da dire è che la preghiera è già dentro di noi. Non è un fatto esterno, noi siamo nuove creature perché col dono dello Spirito Dio è dentro di noi, ci pensiamo davvero poco, ma questa è una realtà. Se abbiamo ricevuto lo Spirito, se ci comunichiamo, se facciamo la Santa Comunione, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo è esattamente dentro di noi. Quindi non dobbiamo cercarlo fuori, noi siamo creature nuove, dice tutto il Nuovo Testamento, perché lo Spirito prende possesso di noi e ci crea delle cose diverse da quello che eravamo prima. È importante notare che con la resurrezione, col dono dello Spirito, noi in Cristo non rimaniamo come prima. E neanche siamo, con la salvezza operata dal Signore, creature vecchie rabberciate, rattoppate. Non siamo dei lavandini rotti che nostro Signore ha riparato. Siamo delle creature nuove, fatte completamente nuove, nuove di zecca. Tant'è che San Paolo a un certo punto dice non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, addirittura non c'è più né uomo né donna. Ditemi voi se girando per strada non vedete più né uomini né donne. Noi diciamo, continuiamo a vedere uomini e donne, continuiamo a vedere giudei o greci, continuiamo a vedere liberi e schiavi. Bene, allora dov'è sono queste creature nuove? Eppure l'uomo in Cristo è totalmente diverso dall'uomo non in Cristo. Il battesimo ci cambia radicalmente, appunto perché Dio vive dentro di noi. Allora, se Dio vive dentro di noi e Dio in sé è rapporto, cioè trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo, va da sé che il dialogo tra il Padre e il Figlio nello Spirito è dentro di noi. Quindi è una vita divina nascosta in noi, e c'è una preghiera dentro di noi che funziona già. Se siamo in grazia di Dio, intendiamoci, perché se io parlo di queste cose e uno vive nel peccato mortale, possiamo chiudere baracca e parliamo d'altro. Ma se sono in grazia di Dio, pur nella mia fragilità, pur nella mia modestia, pur nella mia umanità povera, devo credere, se no faccio un torto a Dio, che porto dentro di me una fonte che funziona già, che è già aperta, e questa fonte è la preghiera, che è già dentro di me. Io devo solo mettermi in moto per trovarla dentro di me e inserirmi in una fonte già aperta. Pensate, Dio in me prega. Lo sapevate questo? Dio in me prega. Quando
come si chiama, quelli dei satelliti, gli astronauti, il primo che andò, il russo Gagarin, negli anni 60, fu lanciato nello spazio, poi tornò, disse, una delle prime cose che disse scendendo dalla navicella fu: ho visto che Dio non esiste, Dio non c'è, quindi il nostro ateismo è giusto perché non l'ho provato neanche lassù. Ma poteva starsene a casa allora, seduto sulla poltrona, se doveva dire questo, rientrando. Se uno deve andare nello spazio, che sono in fondo pochi metri sopra la Terra, e per dire poi Dio non esiste, non è lì che Dio c'è. Bastava che Gagarin guardasse nel suo cuore e accettasse questo dono dello Spirito Santo per il quale Dio vive in noi. C'è questa sorgente nascosta. Tutto è dentro, al di fuori non c'è. Se cerchi Dio al di fuori di te non lo trovi, perché Dio se è, si dona ed è dentro di te. Non è da guardare allo specchio, non è da contemplare chissà dove. Gesù ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e mangiate, per indicare proprio una presenza intima nel cuore dell'uomo. Bene, se questa abitazione che Dio ha scelto è il nostro cuore e Dio nel nostro cuore prega, occorre che noi entriamo nel nostro cuore. Dice San Paolo: non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che abita in voi? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo, nel vostro corpo. Non dice di glorificarlo fuori dal corpo, nel vostro corpo. Allora, glorificare Dio nel nostro corpo vuol dire trovarlo in noi, nel nostro cuore. Occorre, ecco cosa stiamo cercando di fare adesso, un pellegrinaggio. Partiamo per un pellegrinaggio che non ha una meta esterna, non è un luogo della terra, non è lontano da noi, ma è il nostro cuore. Un pellegrinaggio interiore che l'uomo fa, che io faccio, che noi facciamo verso il nostro cuore. Perché è lì che Gesù prega il Padre, è lì che il Padre ama il Figlio, è lì che è presente lo Spirito Santo. E Gesù ci invita e ci dice di entrare nel cuore. Quindi la prima cosa da fare è essere svegli, essere svegli. Quante volte Gesù nel Vangelo dice: vigilate, vegliate, state svegli, perché per entrare in questa vita intima il primo passo è chiudere i canali esterni, o meglio, chiudere le dissipazioni, chiudere le distrazioni, è quello che ci impedisce di accogliere e di ascoltare quella voce intima, quella preghiera che è già presente dentro di noi, nel nostro cuore. Il Signore, come detto, non viene da fuori, ma dal di dentro. Ascoltate questo passo dell'Apocalisse. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno sente la mia voce e mi apre, io entrerò da lui, cenerò con lui e lui con me. Vedete? Con la quale porta? Mica la porta di casa dove suona il postino. La porta del cuore. Quindi è il Cristo che vive nel nostro intimo, perché con la resurrezione e nel suo corpo glorioso è là dove ama. Ebbene, lui da questo intimo bussa, è uno che bussa dal di dentro, forse siamo noi che siamo fuori. Bussa dal di dentro, sta alla porta e bussa, quindi non violenta, non forza, non si impone. Bussa. Se qualcuno sente questo busso, sente la mia voce, dice l'Apocalisse, e mi apre, quindi primo sentire, secondo aprire. Basta. Io entrerò da lui, cenerò con lui e lui con me. Comunione intima. Vedete? Sentire, aprire. Passo numero uno, sentire. Passo numero due, aprire. Sentire e aprire la porta del cuore. Chi è che non sente? Colui che dorme. E l'immagine sono gli apostoli del Getsemani, che vicino al Signore, nel momento in cui lui bussa e dice: apritemi e vigilate, vegliate, nel momento in cui bussa, dormono. Ecco l'immagine di colui che dorme inebetito, e dorme perché è distratto, intendiamoci, non dico mica il dormire fisico, dorme perché è distratto da 100.000 altre cose. Ecco allora la condizione monastica, bellissima, ma non dico mica del monaco dell'eremo, dico di tutti, del cristiano, che come prima cosa sta sveglio e attende e aspetta e chiude un po', come dire, le tende
alle cose che non ci servono, alle cose mondane, per cercare di ascoltare questa voce del cuore che viene da Cristo. Solo che a noi aspettare non piace, ci sembra tempo perso, l'attesa di questo incontro non lo vorremmo subito incontrare Gesù, ma se è nel nostro intimo voi capite che io devo entrare in me e quindi questa attesa a cui noi non siamo abituati ci stanca. Mi ricordo una volta, ero in Algeria, dovevo andare all'oasi di Charles de Foucault e arrivai con un aereo dall'Europa in un aeroportino in Algeria e c'era l'aereo per in punto, la tratta successiva da fare sul deserto del Sahara che partiva da un aeroporto alle 7 del mattino. Arrivato lì alle 7 del mattino, eravamo io e altri tre italiani, e ci dicono che l'aereo è guasto e quindi non si sa quando partirà. Dopo un'ora arriva uno con la borsa, col cacciavite, e noi dire il signore ce la mandi buona a salire su questa caffettiera qua, speriamo che parta. Comunque di fatto passa un'ora, passa due ore, passa tre ore, noi cominciamo ad agitarci, a dire ma quest'aereo non parte mai, almeno diteci se cosa dobbiamo fare. E c'era un gruppo di algerini seduti che dovevano prendere l'aereo con noi, seduti tutti lì vicino a noi, che si misero calmi a parlare, a colloquiare tra di loro, in silenzio, con questo atteggiamento proprio dell'uomo del deserto. Insomma, per farla breve, l'aereo partì alle 18 del pomeriggio, quindi siamo stati tutto il giorno. Alla fine eravamo nervosissimi perché nessuno ci diceva se parte o non parte. Morale, noi tre europei siamo saliti sull'aereo distrutti, affaticati, stravolti e diciamolo pure arrabbiatissimi. Quegli altri ci hanno dato una lezione, perché quando hanno chiamato l'aereo se ne sono saliti belli tranquilli, dopo aver fatto qualcosa come 12-13 ore di attesa, tutti seduti lì. Devo dire che ne ho tratto una grande lezione. Forse è questo, quando il Signore bussa, ecco l'uomo che è stato lì in attesa, calmo, tranquillo, è capace di salire su questo aereo, di entrare in questo intimo, in questo rapporto con il Signore. Quindi per entrare in contatto con Gesù, per vivere questa comunione profonda con Lui, la prima cosa, non farsi prendere dall'agitazione, chiudere i canali esterni, mettersi in pace. Se qualcuno sente la mia voce e mi apre. Ecco la seconda fase. Io sono tranquillo, aspetto il Signore, non faccio niente, passivo, non devo fare niente. Cerco di entrare nel mio cuore. Ecco che io apro il mio cuore e chiedo la visione del volto di Gesù. C'è un passo di un salmo che dice mostrami il tuo volto e noi saremo salvi. Io chiedo di vedere Gesù, certo non con gli occhi esterni, non con quelli visibili, ma con questo riconoscimento interiore della sua presenza. È una supplica lamentosa, è un desiderio che non nasce da degli sforzi. Un dire Signore riconosco che tu non me lo devi, ma io te lo chiedo per il tuo nome e per la tua misericordia. Come posso amarti se non ti vedo? Fammi vedere il tuo volto. So che tu sei dentro di me, però ancora sono io che sono fuori. Ricordate l'espressione stupenda di Santa Teresa di Gesù Bambino. Gesù non ci attende in cima alla montagna, ma in fondo alla valle. Non è frutto di sforzi. Gesù non ci attende in cima alla montagna, ma in fondo alla valle. Quindi l'uomo scende nel suo nulla. Quando scende nel suo nulla, il Signore si precipita. Quando l'uomo forse tende invece coi propri sforzi, e questa è la grande tentazione, di forzare questo cuore per portarlo dalla sua volontà, ecco, fa grandi sforzi, ma non ottiene nulla. È un incontro di Gesù che chiede semplicemente che io mi lasci amare. Mi dice, caro Serafino, non far tanti discorsi, lo so che tu sei miserabile, so che tu sei povero, io sono venuto per te, scendi nella tua valle, lascia che io ti ami. Dice Cabasilas, un grande padre, un greco, che Dio è come il mendicante dell'amore. Ci dà una dimensione curiosa, nuova se si vuole, di Dio, una delle immagini di Dio, che scende nella creazione, si incarna, ma non forza, mendica. E che cosa mendica dall'uomo? Chiede l'amore.
si traveste come da mendicante, chiede che lui si dichiara, come quando due fidanzati si dichiarano, io ti amo, mi ami tu? Ed è la stessa domanda che fa Gesù a San Pietro, ricordate, no? Dopo il tradimento di Pietro sul lago, Gesù appare, ecco, se fossi stato io, forse avrei detto Pietro vieni qua che dobbiamo fare due conti su quel discorso che hai fatto davanti alla serva 3 giorni fa. O 4 giorni fa, come siamo messi di fronte? Ah sì, tu hai detto che non mi conosci, prova un po' a ripeterlo, ecco, questo sarebbe stato il mio modo, chiedere ragione a Pietro di questo suo tradimento. Invece Gesù dice, lo guarda in faccia e con tenerezza, voglio immaginarlo con grande dolcezza, è quella che spacca il cuore, Pietro, mi ami tu? Ecco che cominciamo a entrare nel cuore, cuore a cuore. Pietro, mi ami tu? E questo è proprio il Dio, come dire, che è come se mendicasse, ma pensate, Dio, il creatore del cielo e della terra per il quale tutto è stato fatto, la gloria che vive nella gloria, che davanti a un povero pescatore a cui ha dato le chiavi del regno dei cieli e che l'ha rinnegato, Gesù dice, mi ami tu? Ecco, questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Il Signore ci chiede di amarlo e dice, Silvano del Monte Athos, vi leggo un passo di Silvano del Monte Athos, il Signore ci comanda di amarlo con tutto il nostro cuore e le nostre forze, ma come possiamo amare colui che non abbiamo mai visto? E come si impara un tale amore? Noi conosciamo il Signore dalla sua azione nell'anima, essa sa l'anima. Chi è l'ospite che entra da lei? E quando il Signore è di nuovo nell'ombra, ecco che essa lo desidera e lo cerca con le lacrime agli occhi. Questo scrive il grande monaco Silvano del Monte Athos, ma ecco, l'anima sa, noi esternamente non percepiamo, ma la mia anima, quando è abitata dal Signore, quando il Signore entra e io ho lasciato un po' di spazio e c'è questo dialogo tra Gesù e l'anima, io ne avverto che Gesù chiede alla mia anima, mi ami tu? La mia anima lo sente questa inabitazione, questa presenza, e la mia anima si scalda alla presenza del Signore. Ed è l'esperienza appunto di Pietro, che dopo aver detto Signore ti seguirò fino alla morte, vede lo sguardo di Gesù. Quando dopo la passione, vi ricordate, no? Gesù si dice, e allora il Signore si voltò e guardò Pietro e Pietro scoppiò in pianto. Cosa succede? Che sguardo è? È lo sguardo, è il volto di un Dio folle di amore, un Dio di misericordia che nonostante il rinnegamento lo guarda con amore. E allora la visione del mondo di Pietro cambia totalmente. Quando Pietro vede questi occhi di misericordia piantati su di lui, conosce Gesù finalmente e conosce il suo peccato. Egli capisce solo in quel momento che per tutta la vita non ha fatto altro che disconoscere il Signore, quasi di offenderlo. Povero Pietro, non lo conosceva, lo credeva forse un semplice uomo, oppure un messia, ma non di natura divina. In quel momento Pietro crolla e rinasce. In quel momento Pietro finalmente capisce l'amore misericordioso di Gesù e si converte. Quando vede questo volto, tutto tenerezza. Allora Pietro conosce tutta la sua miseria e si riaffida, si reinventa, si rigetta nelle mani del Signore. Guardate, finché non viviamo questo momento, anche noi cerchiamo di salire la montagna, anche noi cerchiamo di conquistare forse il cuore di Gesù a forza di dichiarazioni. Signore, con te sono pronto a morire di spada. Signore, con te sono pronto a fare un grande digiuno. Signore, con te sono pronto ad amare il mio vicino di casa, che non sopporto. E poi caschiamo. Tutta la vita non è altro che questa, con questi fallimenti dopo le nostre, i nostri propositi. Invece, ecco cosa ci insegna Santa Teresa di Gesù Bambino, che in questo è veramente straordinaria. Dice che il Signore si compiace, Dio di me si compiace della mia miseria. E si compiace quando io sono contento della mia miseria, attenzione, non del peccato, quando io vedo che è il mio unico possesso è la mia miseria. Infatti ha una poesia,
Teresina, che si intitola Al Sacro Cuore, in cui lei dice a Gesù: sei tu la mia virtù, tu sei santo, tu sei buono, tu sei capace, io no, però tu essendo in me mi dai tutta la tua capacità e io godo della tua capacità, della tua forza, della tua onnipotenza, della tua bellezza, in me è questa miseria. Guardate che questo è veramente centrale nella spiritualità di Teresa di Gesù Bambino. Ella sa che nulla può, ma sa che è amata da Gesù, perché vive nell'intimo, perché questo incontro tra la mia miseria e la misericordia di Cristo avviene nel cuore, cioè quando io veramente mi possiedo, mi conosco, so che non sono capace di nessun atto di per sé meritorio se non ho la grazia del Signore, ma la grazia io non me la fabbrico, non la compro, la grazia la accolgo, la grazia mi viene dall'alto, mi viene data gratuitamente, la grazia è gratis e non ho denari per comprarla, quindi io accetto di averne bisogno, apro il mio cuore, conosco la mia miseria e come San Pietro e accolgo la grazia di Dio. Ecco cosa vuol dire entrare nel proprio cuore, sentire questa espressione di Gesù: mi ami tu, perché è questo il punto d'incontro tra la mia incapacità di amarlo e il suo amore, nonostante, ma non dico neanche nonostante, il suo amore sulla mia miseria ontologica, interiore, invincibile. È proprio per questo che Gesù è venuto nel mondo. Ricordate un passo di San Giovanni che dice: in questo sta l'amore di Dio, nella prima lettera. Due punti al che uno si aspetta. In questo sta l'amore di Dio, ecco che io faccio degli atti che io gli do soddisfazione. No, in questo sta l'amore di Dio. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Chi entra in questa dimensione come se facesse un salto del fossato, non sta più a guardare se stesso, si conosce nella sua miseria e finalmente il mio cuore indurito comincia a sciogliersi. Perché? Perché vedo gli occhi di Gesù, perché vedo la sua misericordia infinita, perché vedo che nonostante i miei peccati egli continua ad amarmi, nonostante non gli dia mai nulla di buono, egli continua a riversare su di me gratuitamente la sua misericordia. E allora questa è la contrizione del cuore. Io posso essere contrito di cuore se vedo Gesù, se scoppio di amore per Lui, se piango come una vite tagliata dal momento in cui Lui interiormente pone il suo sguardo sulla mia misericordia. Questa è, bisogna entrare e arrivare in questo momento, momento dell'incontro interiore tra lo sguardo di Gesù che è fisso su di me, è quello sguardo che ha visto Pietro, è quello sguardo che ha visto il buon ladrone e lo ha convinto, è lo sguardo di Massimiliano Kolbe nel momento della cella della morte, è lo sguardo dei santi, è lo sguardo di tenerezza, ma questo sguardo di tenerezza è piantato sul mio cuore, è fisso sul mio cuore dal momento che il Cristo, che Gesù, vive in me, perché Gesù è misericordia infinita. Ma se non lo vedo, scusatemi, se non vedo questo sguardo, se non lo incontro anche per un solo istante, ditemi voi, come faccio ad amare Dio? Come faccio a pentirmi dei miei peccati? Rimango sempre in una dimensione un po' esterna, un po' estranea. Ecco allora che la preghiera del cuore ci insegna, dopo vi dirò il metodo, la preghiera del cuore ci insegna a incontrare questo sguardo, a vedere anche solo una volta nella vita questo sguardo di Gesù, che non è psicologico, intendiamoci, è reale, perché in me non c'è l'idea di Gesù, in me c'è Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, quello da quello che è sull'altare viene comunicato a me, e questa è la bellezza della rivelazione cristiana. Non sono amato dall'esterno, ma dentro di me porto la fonte della pietà, la fonte della misericordia. Io dovrei piangere sempre. Sapete che ci sono dei padri del deserto che giravano con un bavaglino sul cuore, diciamo, il bavaglino è come i bambini che mangiano le pappe a tavola, perché piangevano talmente tanto che dovevano sempre asciugarsi gli occhi, si seccavano gli occhi a forza di piangere, perché erano sempre in questo mondo intimo, vedevano sempre lo sguardo misericordioso di Gesù su di loro, erano delle fontane, non smettevano più. È il famoso
dono delle lacrime. Ma perché adesso si è perso questo dono delle lacrime? Si vede poca gente che piange perché porta il segno e questa misericordia del Cristo dentro di sé, perché non viviamo più, o meglio, viviamo poco nel cuore. Abbiamo il cuore indurito. E allora per spaccare questa roccia del nostro cuore indurito, ecco la preghiera di Gesù. Guardate che il Signore nel Vangelo parla poco della preghiera e parla molto dell'insistenza. Quando parla della preghiera, Gesù dice di entrare nella stanza e pregare il Padre Nostro, è vero, insegna il Padre Nostro, ma poi si ferma lì, non fa tante scuole di preghiera. L'unica cosa sul metodo, l'unica cosa che dice è sull'insistenza. Dice sempre: chiedete, troverete, bussate, vi sarà aperto, insistete. E allora tutte quelle parabole della vedova importuna, dell'amico che va a mezzanotte dall'amico, bussate, chiedete. Quindi il Signore ci dice e ci insegna di avere fiducia nella preghiera. È una questione davvero di fiducia per spaccare la roccia del nostro cuore. Noi non dobbiamo tanto avere chissà quale metodo, anche se adesso ve ne insegno uno, ma soprattutto avere fiducia che desideriamo incontrare lo sguardo di Cristo, e questo è possibile con una preghiera che bussa, 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 bussa in continuazione. Quindi la preghiera, attenzione, non ha un posto tra gli altri nella mia vita. La preghiera alla fine diventa quella goccia che scava la pietra, quella parola continua sul mio cuore che non fa altro che renderlo malleabile, che renderlo spezzato. Ecco la parola contrito, spezzato. E allora poi va da solo, quando il mio cuore è spezzato, poi va da solo con il Signore, perché se Gesù c'è, appena vede questo cuore spezzato, il Signore pianta gli occhi su questo cuore e il mio cuore lo vede. E allora io dall'intimo trasalisco, perché conosco finalmente Gesù e conosco anche il mio peccato. Tutta la vita gli sono stato distante, gli sono stato lontano, non ho fatto altro che cercare altre cose, mi bastava, era così semplice conoscere Gesù e entrare in questo luogo. Chissà che il purgatorio, io ho una mia idea, che il purgatorio non sia che finalmente al momento della morte il nostro cuore si spacca e vediamo questi occhi che sono dentro di noi, mica fuori, che sono, li vediamo perché non abbiamo più altri ostacoli, e allora vedendolo noi scoppiamo, ma ci rendiamo conto che tutta la vita siamo stati fuori da questa dimensione, e allora andremo a piangere in purgatorio. Vabbè, speriamo in purgatorio, andremo a piangere lì, il fuoco purificherà questa nostra dissipazione. No, ma io voglio adesso entrare veramente nel cuore di Gesù, voglio conoscerlo, voglio vedere questi occhi colmi e gonfi di misericordia, perché sono dentro di me, non possono stare nascosti. E quindi adesso lasciamo un breve stacco musicale, alla ripresa vi parlerò del metodo della preghiera del cuore per far sì che questo incontro tra la mia miseria e la misericordia di Cristo avvenga dentro di me. Nella teologia orientale c'è un'iniziazione alla preghiera del cuore. Questa preghiera del cuore ci fa incontrare il Signore Gesù nell'intimo, questo incontro tra la nostra miseria e Gesù stesso che vive in noi. Adesso leggo il racconto di un pellegrino russo, tratto appunto dal testo Racconti di un pellegrino russo. Il primo racconto è la storia di un uomo che entra in una chiesa, sente la frase di San Paolo, pregate incessantemente, e da quel momento cerca, va in giro, chiede a padri spirituali come si può attuare questa preghiera del pregare incessantemente, e alla fine trova un vecchio monaco che gli insegna il metodo della preghiera del cuore. Ascoltiamo dunque insieme. Dice il pellegrino russo: entrai in una chiesa durante la liturgia per pregare. Stavo leggendo dalla prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi il passo in cui è detto pregate incessantemente.
Queste parole si incisero profondamente nel mio spirito e cominciai a chiedermi come fosse possibile pregare incessantemente quando uno è impegnato a lavorare per il proprio sostentamento. Che fare? Mi domandavo. Dove posso trovare qualcuno che mi chiarisca il senso di queste parole? Andrò nelle chiese dove si trovano i predicatori di grande fama. Chissà che da loro non mi giungano parole illuminanti. E così feci. Udì molte prediche bellissime sulla preghiera in generale. Che cos'è? Perché è indispensabile? Quali sono i suoi frutti? Ma nessuno mi spiegava come vivere di orazione. Una di queste prediche trattava dell'orazione interiore e della preghiera ininterrotta, ma sul modo di arrivarci neppure un accenno. Insomma, nelle prediche che udii non trovai mai la risposta che cercavo. Sicché, avendone ascoltate molte senza trovare spiegazione sul modo di pregare senza stancarsi mai, rinunciai ad assistervi e decisi di cercare un uomo sapiente ed esperto che mi spiegasse il mistero dell'orazione ininterrotta, che così irresistibilmente mi attraeva. Vagabondai a lungo per diversi luoghi, mi informavo se ci fosse nei dintorni un padre spirituale, un saggio maestro. Una volta mi dissero che in un villaggio viveva un signore dedito alla salvezza della sua anima, aveva una cappella privata, non usciva mai e non faceva che pregare. Allora lo interrogai. Ed egli mi disse, la preghiera interiore ininterrotta è l'aspirazione costante dello spirito verso Dio. Per riuscire in questo esercizio occorre chiedere più spesso al Signore che ci insegni a pregare. Prega di più e con più fervore. L'orazione stessa ti dirà in che modo può diventare perpetua. Detto ciò, mi donò qualcosa per il viaggio e mi congedò. Ma non mi aveva spiegato niente. Ripresi il cammino. Fatte circa 200 chilometri, mi trovai in un capoluogo dove c'era un monastero. Venni a sapere che c'era un abate molto caritatevole. Andai da lui e gli dissi, Padre Santo, non mi occorre il cibo, desidero da voi un insegnamento spirituale. Come posso pregare incessantemente? Spiegatemi in che modo la mente possa essere sempre immersa in Dio, senza distrarsi. L'abate rispose, è cosa difficilissima se non venga concessa da Dio stesso. Ma non mi aveva spiegato niente. Allora andai via da quel monastero, camminai cinque giorni lungo la strada, finché incontrai un vecchietto che aveva l'aspetto di un religioso. Alla mia domanda rispose che era un monaco e viveva in un eremo a circa 10 chilometri e mi invitò ad accompagnarlo. Io non avevo voglia di andarci e dissi così, il mio riposo non dipende da un alloggio, ma da un insegnamento spirituale. Io non vado cercando un nutrimento. Che cos'è l'orazione? Come si impara a pregare? Questa è la risposta del vecchietto che, al quale il pellegrino russo aveva detto, io sto cercando come imparare a pregare, un metodo. L'uomo gli rispose, su questi problemi molto raramente i predicatori della nostra epoca ci offrono precise illuminazioni, perché essi sono più difficili di tutti i loro numerosi ed elevati ragionamenti e richiedono conoscenze mistiche, non solo una preparazione della scuola. La cosa più triste è che la loro saggezza vana ed elementare li induce a misurare Dio con la misura umana. Molti, a proposito della preghiera, ragionano in maniera sbagliata, pensando che i mezzi preparatori generino la preghiera, mentre al contrario è la preghiera che genera le buone azioni e tutte le virtù. Al che il pellegrino gli rispose, fatemi la grazia, reverendo padre, di spiegarmi che cos'è la preghiera ininterrotta e come la si apprende. Ed egli rispose, entra, ti darò un volume dei Santi Padri e ne parleremo. Al che lo starez mi disse, la preghiera di Gesù ininterrotta è l'invocazione continua del nome divino di Gesù Cristo con le labbra, con la mente e con il cuore, nella visione mentale della sua presenza costante, nell'invocazione della sua pietà, durante ogni occupazione, in ogni luogo, in ogni tempo. La preghiera si compone di queste semplici parole, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me.
E chi si abituerà a questa invocazione proverà una tale consolazione e un tal bisogno di pronunciare di continuo la preghiera che non potrà più vivere senza di essa, ed essa spontaneamente fluirà dentro di lui. Ora hai capito cos'è la preghiera ininterrotta? Ho capito, padre mio. Per amore di Dio, ora insegnatemi come arrivarci. Gridai pieno di gioia. E il maestro, lo starez, il monaco, gli disse: siedi nel silenzio, chiudi gli occhi, respira dolcemente e guarda con l'immaginazione dentro il tuo cuore. Dirigi la tua mente, il tuo pensiero, verso il cuore e dici: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Dillo o con le labbra o anche solo con la mente. Sforzati di escludere ogni pensiero estraneo, abbi una serena pazienza e ripeti questo esercizio il più possibile. Al che lo starez, congedatomi, mi benedisse e mi invitò a tornare da lui finché non avessi imparato questa preghiera. Per una settimana mi dedicai scrupolosamente, nella solitudine del mio orto, all'apprendimento di questa preghiera ininterrotta. Dapprima le cose andarono bene, poi avvertì una grande pesantezza, una grande noia, una sonnolenza invincibile e più svariati pensieri mi avvolsero come una nuvola. Andai dallo starez e gli esposi il mio stato. Ed egli mi disse: questa, caro fratello, è la lotta che il mondo delle tenebre conduce contro di te, perché non c'è nulla in quel mondo non c'è nulla che quel mondo tema quanto la preghiera del cuore. Per questo cerca in tutti i modi di ostacolarti e di provocare in te disgusto per l'apprendimento dell'orazione. Ma il nemico agisce con il permesso di Dio, nella misura che c'è necessaria e non oltre. È indispensabile, evidentemente, che la tua umiltà venga messa alla prova. Allora tu ripeti incessantemente: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, e costringiti sempre. Se continuerai per qualche tempo, ciò ti aprirà senza dubbio la soglia del cuore. È l'esperienza che me lo garantisce. Ora devi accettare la mia direzione con fiducia e recitare la preghiera di Gesù. Prendi questo rosario. Per cominciare dirai ogni giorno almeno 3.000 volte la preghiera di Gesù. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. In piedi, seduto, camminando, coricato, dirai senza posa: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Dillo a voce bassa, lentamente, ma siano 3.000 volte, né più né meno. Il Signore ti aiuterà. Io accolsi con gioia quei precetti e tornai nella mia capanna. Cominciai a eseguire fedelmente e puntualmente ciò che mi aveva ordinato. Per 2 giorni non mi fu facile, ma poi divenne così semplice e piacevole che appena smettevo sentivo come un bisogno di riprendere la preghiera, ed essa sgorgava facilmente, lievemente, senza costringermi allo sforzo di prima. Lo riferì allo starez ed egli mi ordinò di recitare la preghiera 6.000 volte al giorno, dicendo: stai tranquillo, cerca soltanto di recitare il numero esatto di preghiere come ti ho prescritto. Dio ti darà la grazia. Passai tutta la settimana nella solitudine della mia capanna a recitare ogni giorno per 6.000 volte la preghiera di Gesù. Senza preoccuparmi di nulla, senza dar corso alle distrazioni, cercavo solo di eseguire l'ordine dello starez. Che cosa avvenne? Mi abituai talmente alla preghiera che se mi interrompevo anche per breve tempo avevo la sensazione che mi mancasse qualcosa. Non appena riprendevo a recitarla, subito ritornava la gioia. Quando incontravo qualcuno, non desideravo parlare, desideravo soltanto ritrovarmi nella mia solitudine e recitare la mia preghiera. Tanto mi ci ero abituato in una sola settimana. Non vedendomi per 10 giorni, lo starez venne egli stesso a trovarmi e mi disse: ora ti sei abituato alla preghiera, fai in modo di conservare e rafforzare questa abitudine. Non perdere tempo dunque, e con l'aiuto di Dio impegnati a recitarla 12.000 volte al giorno. Ho letto bene, c'è proprio scritto così. Resta nella tua solitudine, alzati un po' prima, coricati un po' dopo, e poi vieni da me ogni 2 settimane a consigliarti. Un mattino fui, per così dire, dice, adesso ho saltato una pagina, svegliato dalla preghiera, dice il pellegrino. Cominciai a dire le solite orazioni
ma la lingua non si muoveva con scioltezza, aveva un solo desiderio intensissimo, recitare la preghiera di Gesù. Capite? Questo si alzò la mattina e si accorse che il suo cuore stava già pregando, diceva la preghiera. Appena la cominciai, ne ebbi sollievo e gioia, mentre la lingua e le labbra si muovevano da solo senza sforzo. Passai tutta la giornata in grande letizia. Ero come distaccato da tutto, come se mi trovassi in altro mondo. Terminai con facilità le mie 12.000 preghiere prima di sera. Avrei voluto continuare ancora, ma non osavo superare il limite stabilito dallo Starez. I giorni seguenti continuai a invocare il nome di Gesù Cristo con prontezza e felicità. Andai poi dallo Starez e gli raccontai tutto. E lo Starez gli disse: ora ti permetto di recitare la preghiera quando e quanto vuoi. Cerca di dedicarle ogni attimo nel quale non dormi. Invoca il nome di Gesù Cristo senza più contare. Rimettiti all'umiltà, umilmente alla volontà di Dio ed Egli ti guiderà. Seguendo i suoi consigli, io passai tutta l'estate senza posa a dire la preghiera di Gesù e sperimentai l'assoluta pace dell'anima. Pensavo unicamente alla preghiera, il mio spirito si tendeva ad ascoltarla, il mio cuore cominciò a provare un senso di calore e di piacere. Sentite, questo pellegrino a un certo punto dice, io non solo la dicevo, addirittura l'ascoltavo, lo spirito l'ascoltava. Quando mi capitava di stare in chiesa, la lunga funzione monastica mi sembrava breve e non mi stancava più come in passato. La mia povera capanna mi pareva uno splendido palazzo e non sapevo come ringraziare il Dio per aver mandato a un peccatore ormai perduto, quale ero io, la salvezza di un maestro e di una guida. Un giorno lo Starez morì. Il pellegrino scrive, rimasi solo. Non sapevo più dove vivere. Il contadino mi congedò, dandomi 2 rubli d'argento, e io mi rimisi in viaggio, ripresi a pellegrinare da un luogo all'altro. Ma non avevo più l'ansia di prima. L'invocazione del nome di Gesù Cristo mi rallegrava durante il cammino, e tutta la gente mi trattava con maggior bontà. Quasi tutti avessero preso ad amarmi. Ora cammino incessantemente, ripeto la preghiera di Gesù, che mi è preziosa e più dolce di ogni cosa al mondo. A volte percorro più di 60 chilometri a piedi in un giorno e non me ne accorgo nemmeno. La sola cosa che avverto è la preghiera. Quando il freddo mi attanaglia, la recito con più attenzione e subito mi sento riscaldare. Se la fame comincia a farsi sentire, mi metto a invocare più spesso il nome di Gesù Cristo e mi sembra di dimenticare il pungolo della fame. Quando mi ammalo, le gambe e la schiena mi fanno male, concentro il mio pensiero sulla preghiera e non sento più dolore. Se qualcuno mi offende, non ho che da ricordare la dolcezza della preghiera di Gesù, ed ecco, l'umiliazione e la collera scompaiono subito. Io dimentico tutto, non ho preoccupazioni, non ho interessi. Alle cure del mondo non concederei più uno sguardo. Voglio restare nella mia solitudine, un unico desiderio mi abita, recitare incessantemente la preghiera. E mentre prego mi sento colmare di gioia, Dio sa che cosa mi sta succedendo. Naturalmente tutto ciò è legato ai sensi, o, come diceva il mio Starz, è un fatto naturale prodotto dall'abitudine, ma ancora io non oso procedere nello studio dell'orazione spirituale a causa della mia insipienza. Aspetto l'ora di Dio e confido nelle preghiere che il mio Starez mi ha insegnato. Così, sebbene io non sia ancora pervenuto all'ininterrotta e spontanea preghiera del cuore, per grazia di Dio ho capito il significato dell'insegnamento di San Paolo. Pregate incessantemente. E con questo si conclude il primo capitolo del libro stupendo, meraviglioso da leggere, I racconti di un pellegrino russo. Poi ci sono altri racconti imperneati sulla vita successiva del pellegrino dopo che ha scoperto questo tesoro. Allora, che cosa fa la preghiera di Gesù? Gesù ci dice di insistere, di pregare, di bussare. Allora, io uso il nome di Gesù. Gesù, figlio di Gesù Cristo, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, pietà di me peccatore.
La prima parte è Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, cioè parlo con Gesù, uso il nome di Gesù per entrare dentro di me come un maglio, come la punta di un trapano che entra nel cuore. Signore Gesù, figlio di Dio, quindi manifesto la sua sovranità, Signore, e manifesto il fatto che Egli è Dio ed è figlio di Dio. E poi dico subito, abbi pietà di me, peccatore, riconosco che io sono un peccatore, che sono sceso in quella valle di cui parlavo prima, lo invito a venire. E guardate che l'invocazione del nome di Gesù è fantastica, è un martello che spacca tutte le rocce, spacca proprio anche il nome, come dire, la nostra resistenza. Allora, il nome di Gesù fa sì che io entri nell'intimo, e se vi sembra, mi sembra che sia troppo lunga la preghiera, si può anche dire Gesù, pietà di me, ma una, due, dieci, mille, avete sentito 12.000 volte con il rosario, e poi alla fine diventa talmente intima che va da sé, è lo spirito che la prende nell'intimo e la ripete, come se il nostro, come dire, la nostra mente potesse occuparsi poi delle cose comuni, ma dentro il cuore continua ancora questa preghiera. Io feci questo esperimento con un gruppo di giovani, una volta che facevo un incontro di preghiera, ecco, dissi, ragazzi, abbiamo una settimana di tempo per stare insieme, adesso qui davanti al Signore o anche durante la giornata, provate a dire questa preghiera. Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. 300 volte, 500 volte, 600 volte, 1000 volte, eccetera. Ebbene, alla fine di questo incontro, 5 giovani, saranno stati una trentina, 35, 5 giovani vennero da me e manifestarono il desiderio di entrare nella vita religiosa. Di essere sacerdoti o religiosi. Questo mi fa capire come basta solo mettere l'anima nell'intimo e vedere Gesù. Poi è Gesù che parla, chiama l'uno alla vita religiosa, uno al matrimonio, ma se non aiutiamo anche i nostri ragazzi a entrare in questo intimo, che cosa diamo? Dov'è Gesù? Io non posso agire nel nome di Gesù anche per far bene a un povero se non lo conosco. Tantomeno posso amare un nemico, non ce la faccio. Io amo un nemico se ho questo sguardo di Cristo in me, se la misericordia mi ha totalmente avvolto, allora una volta avuta la misericordia divento strumento di misericordia. E non dire non ce la farò mai, non dire io mi conosco, non dire che è una cosa da specialisti, no, questo pellegrino era un povero uomo, io sono un povero uomo, adesso voi che mi ascoltate siete tutti i poveri uomini, povere donne, però se abbiamo il Signore in noi. Pensate per esempio, adesso uno che sta guidando la macchina, anziché pensare agli affari suoi, se cominciasse a dire, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, e poi ancora andando avanti coi chilometri, con la fatica del giorno nel suo silenzio, Signore figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, c'è il rischio che debba fermarsi, scendere e cominciare a piangere come un vitello perché non ce la fa più, non può più guidare da questo senso di misericordia che egli sente, perché ha semplicemente messo il suo cuore nel profondo vicino a Gesù. E poi quello che si dicono, il cuore e Gesù non è più affar nostro, non riusciamo più a capirlo e non sappiamo che cosa poi il Signore farà. Allora che insegnamenti trarre di fronte a questa bellissima preghiera? È un perdersi. Ecco perché l'uomo ha paura di perdersi, l'uomo vuole sempre governarsi, invece il Signore ci chiede, abbiate fiducia, abbandonate questa preghiera. Ecco perché la Madonna, anche a Međugorje, non fa altro che dire, pregate, 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 con la formula del rosario, che se ci pensate bene, non è altro che anche questa una formula ripetitiva, che ci deve far entrare in questo cuore profondo. Allora io direi che usando il nome di Gesù si entra in questo intimo, poi dopo si possono usare certamente altre formule, ma quello che conta è che io finalmente l'ho incontrato, finalmente l'ho visto, e allora il primo pensiero al mattino sarà Gesù, e l'ultimo prima di addormentarsi sarà Gesù. Allora io diventerò un uomo spiritualizzato, non perché divento etereo, ma divento tutto carità,
divento concreto, ma perché ho il nome di Gesù non solo nelle labbra, ma ce l'ho dentro nel cuore, lui mi guarda con questa misericordia. E allora, come San Francesco, io diventerò non un uomo che prega, ma preghiera viva. Volesse il cielo che qualcuno, vedendomi o vedendo voi, dicesse: questo non è un uomo che prega, questo è preghiera viva. E quando un uomo prega lo si vede anche dall'esterno, dal suo corpo, è come se il profumo della preghiera esalasse dalla sua anima, è come se i suoi occhi emettessero una luce che l'uomo del mondo non può dare. Per questo Gesù dice: la pace il mondo non la può dare perché non ce l'ha, perché è dentro il cuore dei cristiani. Allora, quando io vivo sotto questo sguardo di misericordia, voi capite che filtro tutto con questo sguardo in Cristo. Allora, se mi sgorga dalla mente un pensiero bello o dal cuore, lo sviluppo. Se mi sgorga dal cuore un pensiero brutto, uso il filtro di Cristo, il nome di Gesù, Gesù figlio di Dio, pietà del mio peccatore, per distruggerlo, perché mi nasce dal cuore il pensiero cattivo, la concupiscenza, la volontà di far del male, di dire delle parole cattive, di compiere atti cattivi. Ma se subito io che ho visto Gesù aver pietà di me, dico: Signore, pietà di me peccatore, questo pensiero se ne va, e qui si combattono appunto le tentazioni, si combattono tutti i pensieri, non è difficile. Non è difficile, Gesù non ci chiede mai cose impossibili, basta volerlo, basta entrare in questa dimensione. E non chiedetevi mai a che punto siete con Dio, non misurate mai le vostre forze, perché siamo tutti deboli, voi non siamo, interessanti, noi non siamo utili, noi siamo amati. Ripeto questo, non siamo né interessanti e non siamo neanche utili, siamo amati. E quando io ripongo tutta la mia fiducia in questo amore infinito di Cristo in me, non ho più preoccupazioni, non ho più paure, perché è il Signore che ha cura di me, conosce anche il numero dei capelli del mio capo. Quando vivo questa dimensione, credetemi che non ho più nessuna tensione interiore. Ecco allora che la mia anima poi viene attratta, il mio profondo viene attratto dal Signore, e allora diventerò capace, come dicevo prima, di essere strumento di misericordia, perché la carità diffusa nel mio cuore diventa eccessiva, diventa strabordante, diventa anche l'amore, come la preghiera, allora non è più, capite, uno sforzo. Non mi devo sforzare di amare, mi viene spontaneo, è ovvio, mi viene spontaneo perché ce l'ho dentro, questa è la carità. Differenza dalla benevolenza, eccetera. Questa è la carità. Ma voi capite anche la differenza allora anche tra il cristianesimo e le altre religioni? Perché dove ho questa presenza di Dio nell'intimo che mi guarda con misericordia? Non c'è, perché nelle altre religioni Dio non ama, neanche Allah. Allah non ama, Allah non conosce i devoti musulmani, non li conosce, non li guarda. Per cui non esiste l'essere amati da Dio, tantomeno nelle religioni orientali, asiatiche. Ecco perché la missione, ecco perché andiamo a predicare il nome di Gesù nei paesi dove non è conosciuto, non tanto a fare delle opere, quelle sono il frutto, ma se non conoscono il Cristo che dentro, come dire, travolge i nostri peccati con la sua misericordia, se non lo conoscono hanno bisogno di uno che vada là come San Francesco, che vada al musulmano, dal grande Saladino, e gli dice: apri il tuo cuore a Cristo, convertiti al Signore Gesù. Questo allora mi dà la misura davvero del mio desiderio che ho di amare i fratelli, se voglio che anche loro conoscano Gesù. Questo sì, ma come lo conoscono? Con la mia parola e con la mia misericordia che strabocca dagli occhi pieni di lacrime, perché finalmente ho conosciuto chi è l'amore incarnato, l'ho visto col mio occhio intimo. Concludo, carissimi amici che mi avete seguito in questo bellissimo tema, con un racconto molto più breve del primo, tratto dai racconti dei Cassidim, di un devoto. Cassidim sono l'antico ebraismo, che riceve dal Signore il dono di poter vedere nel cuore dell'uomo. Attenzione cosa dice, perché è proprio quando uno vede il Signore, lo vede nell'intimo, poi lo, come dire, lo trasmette questa misericordia all'esterno. Un giorno
La storia di un certo Suzaya che era discepolo di un grande maestro spirituale. Vedendolo pieno di discernimento, Suzaya, che è il discepolo, chiese al maestro che Dio gli concedesse la visione del bene e del male nei cuori degli altri, e Dio gli concesse questa grazia. Poco dopo venne un commerciante a trovare il maestro di Suzaya. La vita di quest'uomo era profondamente contrassegnata dal male. Il giovane discepolo, appena lo vide, aveva il dono di vedere nel cuore, gridò: «Come osi presentarti davanti al volto di un santo impuro come sei?» Il commerciante, a queste parole, se ne scappò via a gambe levate. Ma il maestro richiamò Suzaya e gli disse: «È venuto qua un uomo e tu lo hai scacciato, e tuttavia era la sua ultima speranza di salvezza». Allora il discepolo si prostrò e lo supplicò di ottenere da Dio di che gli togliesse questo dono, ma il maestro gli disse di no, perché i doni di Dio sono irrevocabili, piuttosto che avrebbe pregato il Signore di aggiungere un dono nuovo a quello che gli aveva fatto, cioè di scorgere una tale forza, la sua identità, di scorgere cioè con una tale forza la sua identità con il fratello, in modo da vedere il male non più come colpa dell'altro, ma come colpa propria. Un bel dono, eh? Cioè di vedere il cuore del fratello, ma sentire che il male dell'altro l'avevi fatto tu. Ed ecco allora che Suzaya cominciò a girare e arrivò in Polonia. Un giorno entrò in un'osteria, guardò l'oste e vide l'oste come lo vedeva Dio, cioè nell'orrore del male in cui viveva. L'oste gli chiese quali siano le esigenze del giovane, e il giovane risponde: «Voglio semplicemente un angolo per poter pregare». E gli mostrò un piccolo bugigattolo. Poi l'oste disse alla moglie: «Ma chi è quest'uomo? Dopo tanta strada, stanco, impolverato e affamato, non chiede per sé riposo e il pasto, ma solo un angolo dove pregare. Vado a vedere cosa fa». Arrivato alla porta, socchiuse adagio la porta, e trovò il giovane che pregava a Dio facendogli racconto di tutta la vita dell'oste, di tutti i peccati dell'oste come se fosse la sua, perché gli sentiva una solidarietà totale che vi era tra lui, il giovane, e tra l'oste. Sentiva il peccato dell'oste come il suo proprio. Fu così che l'oste si trovò di fronte a tutta la propria vita come Dio la vedeva, e il suo cuore si spezzò e, pentito, cominciò una vita nuova. Più tardi egli chiese al giovane come mai tutti quelli che venivano da lui alla fine cambiavano vita, ed egli disse: «Quando viene da me un uomo che non vuole pentirsi, io scendo scalino per scalino nel profondo del suo peccato, e quando ho raggiunto il fondo della sua anima, lego la radice della mia anima alla radice della sua, e unito a lui comincio a pentirmi del nostro peccato. Ed egli non può non pentirsi con me, perché siamo diventati uno solo». E questo è l'amore che noi possiamo sentire per i peccatori, solo se sentiamo che quel peccato l'abbiamo fatto noi. Ma questo viene solo se nel mio intimo, nel mio cuore, ho visto quello sguardo di Gesù misericordioso su di me, che ha con uno sguardo solo cancellato tutto, uno sguardo di amore infinito, assoluto, e io mi sono lasciato penetrare da questo sguardo nell'abisso della mia valle e ne sono stato ricolmato. Solo così posso amare il mio prossimo. Un modo per scendere nel profondo della valle è la ripetizione continua del nome di Gesù. E questo è l'insegnamento che oggi abbiamo fatto sulla preghiera del cuore.